I verbi a coniugazione mista sono detti anche verbi in io perché la terminazione alla prima persona in indicativo presente è io. Il tema del presente è ini breve, non ini lunga come nei verbi della quarta, e le particolarità, come abbiamo visto, riguardano la coniugazione in indicativo delle forme verbali derivate dal tema del presente, i tempi derivati dal tema del presente. Quali in particolare? La coniugazione in indicativo presente imperfetto, futuro semplice, attivi e passivi che sono identici a quelli dei verbi della quarta coniugazione, con alcune differenze importanti. Due. La prima riguarda il presente passivo. La seconda persona singolare del presente passivo è in eris con e breve anziché in iris e caperis, sei preso, per esempio. E poi la prima e la seconda persona plurale del presente attivo si pronunciano diversamente dai verbi della quarta, capimus, capitis, invece di audimus e auditis. Ecco alcuni verbi in io ad alta frequenza. Il primo è capio, capis, cepi, captum, caper, che significa prendere, catturare, conquistare. Da questo verbo deriva l'aggettivo captivus, captiva, captivum, che non significa cattivo, ma significa invece prigioniero. Cupio, cupis, cupivi, cupitum, cupere, che significa desiderare, bramare. La cupidigia deriva appunto da questa forma verbale, in senso di avidità, di desiderio sfrenato. Facio, facis, feci, factum, facere, fare. Fugio, fugis, fugi, fugitum, fugere, fuggire. Iacio, iacis, ieci, iactum, iacere, gettare, scagliare. Pario, paris, peperi, partum, parere, generare. E poi rapio, rapis, rapui, raptum, rapere, rapire.